Ciao ragazzi, saluta. Ciao ragazzi. Ciao. Allora, e siamo nuovamente di Fidget Spinner. Allora, dai, prova a far volare sto cacchio di Fidget Spinner. Allora, qui abbiamo i vari pesetti con i blocchi che vanno messi sopra. No, questo c'è una base magnetica. Qui c'è una cosa per sollevare. E poi bisogna ruotare, ma tu devi ruotare bene adesso, sennò non va. Allora, provi con due pezzi. Allora, devi trovare l'equilibrio perfetto. Devi essere paziente come un monaco zen. Meditare. Guardate che figo, vai a vedere i muscoli adesso. Vedete i muscoli. Voi da casa non provate a rifarlo, eh. Non provate a rifarlo, ci vuole tanto allenamento per fare una tartaruga come questa. Non è che potete voi da oggi al domani a improvvisarvi. Dovete giocare quanto devono giocare? Tutti i giorni? Tanto voi vi dovete allenare, soprattutto anche il calcio. Anche a pallone, quindi ragazzi, questi sono i consigli di Alessandro. Adesso facci vedere. Ruota. Vediamo adesso un attimo. Ruota. No, dai, fammi fare una gira da me, oh. Fammi fare una gira da me, nel vuoto, la facciamo girare nel vuoto. Nel vuoto. Adesso io non lo so che sono questi pesi, se va bene, aspetta. Si mette sopra e si fa. Oh, vola. Aspetta, ce la rifaccio. Eccolo qua, buono, adesso rimane. Ah, se ci azzecchiamo, rimane a volare a mezz'aria, ma ci vuole tanta pazienza, capire l'equilibrio, la zeppa messa al punto giusto. Intanto ruota, c'è la forza magnetica che la rigira, tu ruota. No, tanta pazienza, equilibrio, equilibrare le forze verticali con le forze orizzontali. Alessandro, non è una cosa semplice, tu solo nell'età della maturità, quando sarai maturo come papà tuo, allora riuscirai a far volare le cose a mezz'aria. Ma adesso no, sei ancora immaturo. Dai, ci riprovo io. Ragazzi, mi ha passato il papà che se ne dico. No, le parolacce non fa vedere. Brutto il mamma. Aspetta, ci riprovo. Ma secondo me ci hai messo troppi pesi. Zitto, okay. zitto, piano. Devi sollevare piano. Oh, regalo, pazzesco. Pazzesco, hai sovvertito tutte le leggi della fisica, Alessà. Sei il piccolo Buddha, ti rendi conto, Alessandro? Una cosa del genere non si era mai vista. Ma non aveva fatta mai nessuna cosa del genere. Rimetti sopra il bene, il male, lo yin, lo yang. Rimetti sopra, Alessà. Io che volevo insegnare a te, invece tu sei avanti, ragazzo. Io pensavo, ma tu chissà da dove vieni? Dove vieni, dove vai? Chi lo sa? Guarda che hai combinato, hai sovvertito ogni pronostico. Dani, forza, metti dentro, ruota con energia, ruota. Dai, cambiamo i pesi. No, ma lo giri te. Te lo giro io, dai. Allora, lo giramento è così, eh. Io il grande Buddha e sono il piccolo Buddha. Tu sei più piccolo, è così. Allora, guarda, dentro, 3, 2, 1. Vai. Buono, si stabilizza. Adesso famo volà. No, e ci devi riflettere, no, t'ho detto. Ci devi riflettere, ci devi pensare, Alessa. Vabbè, dai, allora, raga. No, papà, rifà. Arrivavamo, il giorno che volerà, Alessa, mezz'aria, sarà un grande. Cambiamo la zeppa. Un po' di più, mi sembra di essere equilibrato, se no non va. Ok, no, così è troppo. Orizzontale, aspetta. Eccolo l'equilibrio, ruota, vai, ruota papà. Metti centrato che corrisponde ai disegni, dove corrisponde tutto. Ok, qui, fermalo, lascia. Ferma, aspetta, riproviamo. Fermo, tutto equilibrato, non muove, non respira. Riproviamo, ma secondo me, allora, ma no, ma quella cosa sbilancia, non hai inserito bene tutto, va messo fino in fondo, spingi bene sto coso, fino a spingere sotto, se no si sbilancia. Sotto. E poi, no. Riproviamo un'ultima volta, ma non credo, così non va bene. No, si sbilancia. Allora, ha messo la parte ferrosa sul basso, c'è un anello ferroso che non si vede. Poi tre anelli non magnetici semplicemente per il peso verso l'alto. Si vede. Adesso proviamo con questa situazione qua. Abbiamo cambiato gli equilibri. Aspetta, ci prova papà. Ci prova papà. No.
Sì, è la mamma che ci sta sul tavolo, ma ci sbilanci tutti gli equilibri, no? Io? Come tutti gli equilibri dell'universo ci sta sbilanciando, vedi che vanno tutti la te, che fai casino sul tavolo. Non ti devi appoggiare sul tavolo. Mamma, perché c'è tutta roba da mettere. Ma tutta roba da mamma sul tavolo, che ti pare?